Bene, 70 anni di tecnica della scuola, siamo qui davanti al Ministero dell'Istruzione per intervistare il Ministro Bussetti, con cui vogliamo appunto festeggiare questo evento, vogliamo parlare dei problemi della scuola, vogliamo capire cosa il governo, cosa il nuovo Ministro dell'Istruzione vuole fare nei prossimi mesi per migliorare la scuola pubblica italiana. Buongiorno, siamo qui nel Salone dei Ministri presso il Ministero dell'Istruzione. Ringraziamo il Ministro per l'accoglienza. Siamo qui per fare un resoconto di quello che è stato realizzato in questi 10 mesi dal governo, in particolare sulla scuola. Molte cose sono state fatte, sono stati mutati per esempio dei regolamenti riguardanti l'esame di Stato, è stata cancellata la chiamata diretta, in questi mesi si è provveduto anche a cambiare l'alternanza scuola-lavoro e si sono anche realizzati gettate le basi per dei programmi riguardanti il tempo pieno e anche altri disegni di legge che il governo sta portando avanti. Bene, Ministro, lei quando ha iniziato a lavorare nella scuola? Beh, io da giovane, perché ho vinto concorso il concorso era un concorso dell'84, sono entrato in ruolo il 1° settembre dell'87. Bene, in questi anni la scuola è cambiata molto. Cos'è che reputa di trasformato e soprattutto che ha portato innovazione nella scuola di oggi? Beh, la scuola ha subito chiaramente tutte quelle che sono stati poi cambiamenti della nostra società rispetto anche al contesto internazionale in cui è stata proiettata. Sicuramente da Lisbona 2000 c'è stato il cambiamento decisivo che poi con l'introduzione dell'autonomia scolastica ha un po' modificato l'assetto della nostra scuola. Però chiaramente se partiamo dal dopoguerra in avanti siamo partiti dalla scuola del programma, quella della programmazione, certo, quella della progettazione e adesso quella dell'indicazione. Ecco, negli ultimi anni sono state realizzate due grandi riforme, la riforma Gelmini dell'ultimo governo Berlusconi e poi la più recente riforma del Partito Democratico. Entrambe sono state molto contestate, entrambe sono state modificate. Ma in cos'è che è stato sbagliato in queste riforme? Beh, noi dobbiamo pensare che le vere leggi sono quelle che poi passano da quella Gentile del 23 a quella Moratti del 2003, quindi sono 80 anni prima di un cambiamento di legge. Poi queste riforme non è che abbiano avuto al loro interno delle cose sbagliate, corrette o giuste. Tutte le riforme, chiaramente, lo dice la parola stessa, portano dei cambiamenti e quando si cambia non è mai facile adattarsi alle nuove situazioni, ci vuole anche del tempo per questo. Evidentemente alcuni problemi li hanno generati, questo sì, ma non esiste la riforma perfetta, questo lo vediamo non solo nella scuola ma in tante altre situazioni. È chiaro che quello che noi ci poniamo come obiettivo è quello di andare incontro alla risoluzione dei problemi, incontro ai bisogni delle persone e della scuola in questo settore specifico. Ed è su questo che noi stiamo veramente lavorando e ci stiamo impegnando. Bene, una delle modifiche che si vorrebbe introdurre è quella della regionalizzazione, che andrà anche a toccare la scuola. C'è da dire su questo aspetto che il DPR 275 del 99 riguardante la scuola dell'autonomia poi di fatto non ha mai avuto un effetto pratico, non è entrato poi mai a regime per una serie di motivi, mancati finanziamenti, per anche un accentramento che ancora esiste da parte del Ministero dell'Istruzione. Perché secondo lei la regionalizzazione potrebbe essere diciamo, la chiave di volta per risolvere il problema dell'autonomia? Beh, c'è da dire una cosa, la legge sull'autonomia ha poi generato il regolamento, no, del 99, che non è vero che non è stato importante, assolutamente, ha dato tante possibilità alle scuole di programmare il proprio piano dell'offerta formativa, di fare rete, di fare sistema, di collegarsi col territorio, di fare sinergia con tanti enti e agenzie anche educative informali proprio al fine di migliorare l'offerta formativa di ogni singola scuola legata anche ai propri contesti territoriali, quindi di legare proprio gli obiettivi della scuola stessa a dei bisogni e esigenze specifiche. È evidente che l'attenzione verso il bisogno locale, verso
si ha quando più si avvicina ai problemi. Ecco, forse, perché potrebbe essere l'autonomia un'opportunità proprio in questa veste. Uno dei temi di cui si dibatte molto è quello dei precari. E a questo proposito il governo sta portando avanti dei progetti di legge, tra cui anche il disegno di legge Pittoni, sostenuto dalla stessa Lega, riguardante il cosiddetto domicilio professionale. Ecco, potrebbe essere una caratteristica dei nuovi concorsi, che è un modo anche da dare, fare ordine nella collocazione dei precari e nella stabilizzazione degli stessi poi all'interno delle regioni. Quello dei precari è un tema serio, è un tema che è presente nella nostra scuola da decenni, quindi non è un tema attuale, e noi lo vogliamo risolvere, perché per il bene della scuola, per il bene di queste persone che hanno la necessità anche di progettare una propria vita personale, quindi di avere anche una stabilità professionale che gli possa garantire di guardare al futuro sotto tanti aspetti. E quello del chiaramente la continuità didattica è l'altro aspetto che chiaramente condiziona poi il lavoro e la qualità del lavoro. Avere degli insegnanti stabili all'interno di un proprio istituto che possano portare avanti il loro lavoro con continuità è evidentemente una necessità che utile a migliorare la qualità, ma non assolutamente decisiva o fondamentale, però è sicuramente un elemento importante. Noi vogliamo veramente, e ci stiamo impegnando anche con le organizzazioni sindacali, col quale c'è un ottimo rapporto, per arrivare a trovare una soluzione giusta, equa, corretta, che possa garantire qualità anche nell'insegnamento. Però avete detto che l'unico canale rimane quello del concorso, per entrare nel, come è previsto del resto dalla legge. Dalla Costituzione. È un primo passo importante che mette ben chiaro un aspetto che è legato a quello del reclutamento, ma questo non nega la possibilità di valutare altre possibilità. Si parla di un innalzamento della soglia dei precari di lungo corso con oltre 36 mesi a livello di concorsi pubblici, attualmente ferma al 10%, c'è possibilità che questa soglia si possa alzare? Ma sicuramente è una nostra proposta quella, ma non solo, ma quella di accedere direttamente a quelle che saranno le procedure concorsuali senza la prova preselettiva, perché bisogna dar atto all'impegno e al lavoro che hanno svolto questi lavoratori finora, e questo è evidente. Però ripeto, non è solamente l'unico percorso, è un primo percorso che serve per dare un attimo stabilità, equilibrio e per poter arrivare a risolvere un problema di queste persone che io sento anche mio. Quindi possiamo dire ai precari storici che il Ministero in qualche modo si sta occupando della loro causa e che potrebbe essere trovata una soluzione anche sul lungo periodo? Non il Ministero, il Ministro sì, ha a cuore questo e ci crede, perché ha fiducia in queste persone che quotidianamente lavorano nelle nostre scuole, ripeto, con queste condizioni contrattuali che li mette un attimino in difficoltà, ma noi vogliamo assolutamente arrivare a trovare una soluzione che non sia tampone, ma che dia una continuità affinché si risolva veramente il problema del precariato, che è un problema, ripeto, endemico che dura da lustri, a quasi la vostra età, e quindi se ci pensate bene, intanto auguri per i vostri 70 anni, e che vogliamo in tutti i modi cercare di affrontare, garantendo comunque una qualità nel servizio scolastico che le nostre famiglie hanno diritto ad avere. Bene, le ultime domande riguardano innanzitutto gli stipendi. C'è un contratto scaduto da 4 mesi, i lavoratori reclamano, giustamente, lei pure ha detto che occorre valorizzare la funzione del docente, fare di tutto perché si applichino degli stipendi adeguati, e questo sinora non è avvenuto, non dipende sicuramente dal Ministero né dal Ministro, però cosa possiamo dire? Possiamo dire che noi dobbiamo parlare di personale della scuola, perché non dimentichiamoci il personale anche amministrativo che svolge un ruolo importantissimo. Dobbiamo anche pensare a una cosa, che noi in finanziaria abbiamo comunque rimesso in ordine una situazione, se non fossimo intervenuti avrebbe creato addirittura un abbassamento degli stipendi. La cosiddetta perequazione. Esatto, per evitare quello che avrebbe poi condizionato anche la posizione stipendiale e salariale dal 1 gennaio 2019 in avanti. C'è una possibilità
che nei prossimi 2-3 anni si vada oltre alle cifre indicate nel DEF appena presentato dal governo? Intanto nel DEF io ho fatto inserire proprio una frase che così obbliga un po' il governo a riflettere anche sotto questo aspetto. Allora, il 17 maggio ci sarà uno sciopero, lei ha incontrato i sindacati, non è sembrato ai sindacati convincente quello che è stato proposto dal Ministero, cosa pensa di questo sciopero? Io penso che lo sciopero è un diritto dei lavoratori e che quando ci sono delle manifestazioni di questo tipo è giusto ascoltare e riflettere sulle ragioni e le motivazioni. Noi siamo qua per cercare di servire, perché il ministro serve proprio per andare incontro al miglioramento e ai bisogni dei nostri cittadini. In questo caso la nostra scuola è importantissima e fondamentale. Per questo dobbiamo però trovarlo insieme, considerando anche le possibilità che si hanno, perché se fosse per il ministro non si farebbe neanche lo sciopero, andrebbe veramente incontro alle richieste dei lavoratori della scuola, dei lavoratori dei sindacati. L'ultima domanda, le impronte digitali, in questi giorni si sta parlando molto, sono rimaste obbligatorie ad oggi nel decreto concretezza per i dirigenti scolastici e per il personale ATA. I dirigenti hanno anche scritto ai vice premier perché questa norma venga stralciata. E cosa pensa riguardo a questo argomento? Ma quello che ho già detto in altre occasioni, si tratta di solamente una questione di trasparenza, non si va a misurare l'orario di lavoro dei dirigenti, assolutamente, ma poi dopo tutto dovrà ancora essere regolamentato, di conseguenza è solamente un'indicazione che in questo momento è presente e che ha solamente lo scopo di attestare che il dirigente si trova in quel momento sul luogo di servizio. Bene, ringraziamo il ministro Marco Bussetti per l'accoglienza che ci ha mostrato e ringraziamo i nostri spettatori.